A tutti ragazzi, bentornati nel canale di Alastair. Io sono Alastair e oggi, mentre sono al lavoro, nella mia pausa pranzo, vi parlerò di quello che è uscito nella patch note di questa mattina, la 9.20. Allora, prima di tutto, siamo passati dai dinosauri allo spazio. Praticamente siamo passati da avere i dinosauri che controllavano il meta ad avere questi nuovi personaggi spaziali che sono tutti basati sull'energia e lo scudo, quindi una cosa diametralmente opposta da quella che eravamo abituati, che ci può aiutare a, come dire, avere un ennesimo meta totalmente diverso, anche perché, come tutti sappiamo, i danni energetici vanno bene su tutti, sono neutri su tutti, e quindi sono i danni nettamente migliori di tutto il gioco, almeno da tavolaccia in poi. Hanno fatto delle armi nuove con i lama nuovi, avremo un personaggio da prendere nel negozio, o che è Archeo Jess, scusate, che altro non è che lo straniero con cui attualmente si farma. Anche se tutti preferiscono usare il nuovo dinosauro per farmare perché ha l'energia subito, rinunciando al vantaggio squadra a braccio lungo della legge, che invece permette al pugno di essere molto più lungo e avere però sempre energia per farlo, anche se effettivamente mettere lui sotto di lei o lei sotto di lui, quindi mettere come comandante l'uno o l'altro e come supporto quello restante, non è che cambia molto, se non per il fatto che molti non hanno pensato che il vantaggio squadra sui dinosauri chiede due dinosauri in supporto, non in squadra, in supporto. Quindi, se io metto il dinosauro come primo, che mi rigenera l'energia solo quando sono senza scudo, e vado quindi a mettere ritorno di fiamma per levarmi lo scudo, ho bisogno di altri due dinosauri. Ok, corazza e danno melee, corazza e danno a distanza. Insomma, non ne abbiamo di scelte, però andiamo a occupare due slot che invece possono essere affidati a una maggior difesa, un maggior potere offensivo, quindi Archeo Jess da prendere sicuramente. I nuovi eroi li ho letti velocemente, ora giustamente ragazzi ve l'ho detto, sono al lavoro, quindi non posso vedere con occhio effettivo cosa fanno i personaggi, se non quelle brevi descrizioni che ci sono nella patch note, una patch note pienissima. Cosa dire? A me sembrano buoni personaggi, naturalmente li testerò su campo e vi farò sapere il prima possibile se sono personaggi buoni o meno, se nasceranno nuovi tier, cioè nuovi setup, magari anche in meta. Per quello che riguarda le armi, sono molto curioso del nuovo cecchino. Voi sapete che io adoro i cecchini, quindi sono curioso di questo cecchino, un altro cecchino senza mirino, quindi sta a significare col reticolo di mira presente. E a ripetizione, ho capito bene, posso sparare più colpi tenendo premuto il tasto? Vedremo. Io vi invito a rimanere collegati iscrivendovi al canale, cliccando like. Se avete idee, commenti, lasciatemeli qua sotto, li leggerò sicuramente. E mi fa molto piacere vedere la vostra partecipazione. Detto questo, un grosso saluto e ci becchiamo. Bella!